Buongiorno a tutti quanti, io sono Alberto Bevo Guidetti dello Stato Sociale e sono qua per presentare e moderare, per quanto posso fare la moderazione, questo incontro dal titolo appunto La musica che gira, articolo 1. Parleremo della musica e soprattutto parleremo della musica come lavoro e del lavoro all'interno del mondo musicale e dello spettacolo in senso ampio. Oggi con me ci saranno un po' di ospiti che prima di introdurre tutti quanti, però vorrei insomma prenderli un po' a bocconi e provare di costruire appunto un'introduzione formata per spiegarvi, non da solo, che cos'è la musica che gira, visto che è un'organizzazione che sta dandosi un certo modo, una certa formalità. Che però, insomma, è una cosa spontanea e per raccontarla al meglio non posso farlo da solo, ma c'è con me Anna Rita Masullo, che saluto, ciao Anna, cofondatrice di The Goodness Factory e Off Topic di Torino e in questo caso anche portavoce di La Musica che Gira. Questa bellissima avventura che è partita a marzo con la pandemia. Noi diciamo sempre che la pandemia per noi è stata un acceleratore di consapevolezza. A marzo ci siamo ritrovati nella disperazione, se vuoi, tu lo sai benissimo perché c'eri di fatto, e abbiamo cominciato a scambiarci idee su come ripartire e abbiamo immediatamente capito che diciamo, il momento di lamentarsi era praticamente finito sul nascere, vista la nostra unione, e che era arrivato immediatamente il momento delle proposte. Proposte che sono state raccolte su una piattaforma che è www.lamusicachegira.it, che a maggio ha pubblicato un documento programmatico per fare appunto delle proposte sull'emergenza e sulla riforma. Ovviamente il mondo della musica aveva bisogno di una riforma ben prima della pandemia. Anche in questo senso la pandemia è stata un grossissimo acceleratore. E ci siamo messi subito a studiare e quindi abbiamo proposto degli emendamenti al decreto rilancio e due di questi sono stati approvati. Emendamenti che abbiamo chiamato pacchetto senza musica e che abbiamo sostenuto in piazza con un flash mob che ricorderete, che ha visto, eccolo qui, che si vede, il 21 giugno per la festa senza musica. Un giorno effettivamente molto strano per tutti noi. Ecco, siamo andati in piazza per chiedere un'attenzione. Quell'attenzione ci è stata data. Il giorno dopo il Ministero della Cultura ci ha convocati e da quell'incontro è nato un tavolo tecnico che ci ha permesso di lavorare ad un bando per la musica dal vivo e che ci ha permesso di ottenere gli stati generali della musica. Poi non ci siamo mai fermati, di fatto, Eh siamo andati no, anche se è arrivata l'estate, poi alla fine il lavoro non si è fermato, no. No, siamo andati avanti, abbiamo continuato a studiare, stiamo studiando, abbiamo già proposto degli emendamenti ai decreti ristoro e ristori bis. Ci avete visto a giugno coinvolgere tutto il mondo della musica e dei lavoratori con le campagne Io lavoro con la musica e senza musica e grazie a quella forza siamo riusciti ad intrattenere tanti rapporti istituzionali col settore e non solo con il Ministero della Cultura, ma anche con il Ministero dell'Economia, con cui abbiamo aperto un tavolo di recente. E poi è arrivata Scena Unita, siccome abbiamo deciso di avventurarci in questa avventura dove moltissimi artisti si sono messi insieme per costituire un fondo per i lavoratori della musica e dello spettacolo, dove la musica che gira è nel comitato di gestione. E oggi siamo di fatto ufficialmente invitati al tavolo permanente del MIBACT che aprirà i battenti la settimana prossima. Quindi è stata una bellissima avventura fatta da lavoratori e artisti, e tu lo sai benissimo, Esatto, una infatti cosa diversa. la cosa appassionante secondo me della musica che gira è che appunto nel suo essere un'organizzazione spontanea, nata in un momento di emergenza, come dicevi tu, ha accelerato un processo che probabilmente è sempre stato lì, se non altro in maniera informale, cioè il volersi bene e il capire che non si è solo competitor, ma si è soprattutto parte di un mondo che ha bisogno di struttura. E quindi ci siamo ritrovati a essere i management con gli artisti, con gli uffici stampa, con altre figure del settore a chiamarci, a cercare di organizzarci e a scoprire, tra le altre cose, che, come dire,
comprendere la nostra realtà è difficilissimo, è molto complesso, appunto, e quello spicchietto, quell'1% che ognuno di noi poteva portare, alla fine riusciva a completare un quadro che è diventato poi la forza, secondo me, della musica che gira. Insomma, ci sono davvero tante competenze differenti e trasversali, non solo al lavoro musicale, ma abbiamo scoperto anche di essere in qualche maniera bravi a fare da interlocutori con i ministeri, cosa non scontata, ecco. E poi, appunto, con Scena Unita, riuscire addirittura a fare un po' di coordinamento in un'operazione di beneficenza che è molto bella, ma anche tanto molto complicata, insomma, come si può immaginare. Oltre alla musica che gira, in questi mesi, appunto, in tema di auto-organizzarsi e provare di darsi una mano, è emersa un'altra realtà molto bella, molto appassionante, soprattutto per me che vengo da una famiglia operaia, ecco, diciamo così, che si chiama Chiamate Noi, e per Chiamate Noi c'è Chiara Trabalza, che ha un curriculum bellissimo perché è una laureata in filosofia, che però non fa filosofia, ma fa la tour manager e direttore di produzione sia per italiani e internazionali. Ma appunto, forse questa laurea in filosofia a un certo momento nel 2020 ha fatto comodo, non per scriverci un saggio su The Board, ma probabilmente per provare a guardarsi attorno. E con sei colleghi avete dato vita a Chiamate Noi, che insomma, lascio a te la parola, Chiara, e se vuoi spiegare che cos'è, perché è davvero una cosa molto bella. Grazie mille, ciao a tutti. Sì, Chiamate Noi è stata una forma un po' di reazione immediata al dramma che a marzo abbiamo tutti quanti percepito, un po' come forse la musica che gira anche tra di loro, anzi tra di voi. Vi siete sentiti subito con la voglia, la forza di reagire in maniera appunto attiva. La stessa cosa è accaduta a noi, in una maniera un po' diversa. Noi abbiamo immediatamente pensato che quello che ci sarebbe mancato subito sarebbe stato chiaramente l'introito economico a tempo indeterminato, perché a tutt'oggi non sappiamo quando riprenderemo a lavorare. Scusate. E oltre all'introito economico, anche il senso del lavoro, quindi la dignità del lavoro, che poi è anche il titolo, no, di questo incontro. E nessuno di noi è capace di stare in casa, di stare su un divano, e siamo tutti abituati a stare in giro, ad affrontare avventure, a essere sottoposti a stress e a forti socialità anche. Quindi da un giorno all'altro la pandemia ha un po', come dire, azzerato la vita quotidiana di tutti. Quindi Chiamate Noi. Chiamate Noi è una piattaforma che è nata appunto a marzo, quindi subito, proposta e pensata da tecnici dello spettacolo per tecnici, con un senso allargato del termine, dello spettacolo. Al nostro interno abbiamo adesso 1.500 iscritti che prevedono dal facchino al direttore di produzione, alla società di trasporti, a quella di catering, ai fonici. C'è un po' di tutto, anche fiscalmente c'è un po' di tutto, chi è iscritto in cooperativa, chi ha la partita IVA, chi ha un SRL. E la volontà è stata quella di provare a essere un punto d'incontro tra una domanda e un'offerta di lavoro, consapevoli del fatto che tutte le professionalità altissime che abbiamo nello spettacolo non sono conosciute nelle industrie e nelle aziende tradizionali, però ci sono queste professionalità altissime, quindi personale formato, personale che ha patentini, personale che è capace di lavorare per tante ore consecutive, che lavora il sabato e la domenica, di notte, sotto al sole, sotto alla pioggia. E queste, scusa? No, dicevo sì, perché è vero, ci sono tante competenze, diciamo, non certificabili, ma che sono richieste per fare il nostro Sono mestiere. un valore aggiunto. E quindi, forti di questo concetto, abbiamo iniziato a fare un lavoro di pura segreteria, che è stato da mettersi davanti a Google e cercare quali fossero le aziende che potevano magari aver bisogno di alcune nostre professionalità, per esempio i rigger, quindi i nostri operatori su fune, potevano essere impiegati magari dall'edilizia, i nostri tecnici luce nella parte degli elettricisti, pannelli fotovoltaici, impianti di sicurezza. E quindi veramente facendo una scrematura da Google, quindi un database che ci siamo creati di aziende potenzialmente interessate ai nostri colleghi,
Abbiamo iniziato a scrivere a tutti e poi a chiamarli. Quindi immaginate il lavoro non proprio, come dire, divertente della faccenda, che però ha dato dei risultati, perché ci siamo resi conto che quando si è iniziato un pochino a rompere la diffidenza e le aziende hanno capito intanto la bontà del progetto e poi l'utilità che loro avrebbero potuto trarne, perché una cosa che ci rende un po' diversi dagli altri lavoratori è che noi siamo anche contenti di lavorare un giorno. Nessuno di noi auspica un contratto a tempo indeterminato per natura del nostro lavoro, no? Di tecnici dello spettacolo. Per cui possiamo veramente assolvere, no? All'emergenza dell'azienda di un giorno come a 1 mese, a 2 mesi. E infatti abbiamo, adesso appunto vi dicevo, 1.500 iscritti, abbiamo pubblicato circa 150 annunci e allo stato attuale credo che siamo arrivati a una settantina di persone impiegate, chi un giorno, chi a un tempo indeterminato. Nel mezzo c'è un po' di tutto. E è ovvio che è un palliativo, è ovvio che è una toppa al dramma, perché Certo. di dramma si tratta, perché in realtà al di là del perdita economica e via dicendo, c'è un forte elemento di cui sempre più spesso si sta parlando, che è l'abbandono della professionalità. Quindi purtroppo si stima un 27% di colleghi che probabilmente non torneranno più alla Certo. musica. Quando si ripartirà. Musica, poi ne parliamo di musica, in realtà un po' estesa, perché è musica, eventi, congressi, fiere di Una tutto il mondo. socialità organizzata con un palco in senso Tutto ampio. quel mondo. E, quindi è chiaro che chiamate noi, l'ultima cosa che vuoi fare è trovare impieghi perenni, indeterminati, perché sennò sappiamo che perdiamo professionalità alte. Vorrebbe chiudere domani, chiamate noi, perché vorrebbe dire che non Certo. serve più, e dall'altra però è consapevole che a qualcuno siamo serviti, sia per economia. Io, guarda, ti interrompo un attimo, Chiara, scusami, che mi hai fatto venire in mente un paio di cose interessanti che vorrei chiedere sia a te che ad Anna Rita a livello proprio così di opinionismo. Poi facciamo entrare anche gli altri due ospiti. Appunto, si parlava di auto-organizzazione e appunto il bisogno di sia guardarsi attorno e trovare i propri simili per riuscire a fare gruppo e in qualche maniera poi ottenere sia qualcosa a livello istituzionale che appunto territorialmente, al lato pratico, come avete fatto con Chiamate Noi, ma questo probabilmente ci racconta appunto di come sia difficile poi relazionarsi come lavoratori dello spettacolo alle istituzioni, cioè le famose tre mezze mensilità di INPS, arriva non arriva, tanti ritardi, in generale questa finta ripartenza estiva, e quindi mi stavo domandando appunto a livello di pratica, diciamo, associativa, nel senso di persone che stanno insieme, se dall'inizio della pandemia, quindi diciamo da marzo a oggi, avete sentito cambiare qualcosa proprio in termini di sentimento tra le persone con cui lavorate e con cui vi rapportate appunto sia con Chiamate Noi che con la musica che gira. Io posso dire che purtroppo sì, è cambiato l'umore, cioè che sta peggiorando, perché hai detto bene tu, la falsa partenza dell'estate ha dato un po' di senso, di speranza. Gli aiuti appunto sono arrivati, non sono arrivati, se sono arrivati a volte non sono stati sufficienti, probabilmente mai sono stati sufficienti. Quindi fino all'estate, secondo me, c'era un po' di speranza che le cose ripartissero. Anche chi magari non ha trovato un impiego quest'estate, ma ha visto i colleghi lavorare. Quindi aveva magari la percezione di essere il prossimo, essere chiamato. E poi invece è arrivato l'autunno, qualche club ha provato a riaprire, sono stati fatti tanti sforzi, credo, da tutti. E poi tutto chiuso e tutto fermo un'altra volta. E quindi la percezione che abbiamo noi è che l'umore sia sempre peggiore, siano tutti più tristi, più sconsolati, con meno speranze. E percepiamo anche nelle risposte ai nostri annunci che sempre più spesso vediamo professionisti, quelli alti, come dire, no? Dei grandi eventi. Rispondere ai nostri annunci, cosa che all'inizio non succedeva. E questo ci dà un po' il senso di come le cose purtroppo
purtroppo non stiano andando come tutti quanti vorremmo. Certo, un po' un polso, la strada è ancora lunga. Un polso che tende un po' a raffreddarsi, diciamo così, utilizzando una metafora un po' violenta. Immagino anche Annarita, insomma, che se vuoi aggiungere qualcosa o se sei più o meno d'accordo con il sentore di Chiara. Aggiungo un pezzo positivo. Umore e disperazione ormai sono, cioè l'umore è a terra e la disperazione è un escalation. Però c'è un dato positivo, c'è una grandissima attenzione adesso alla competenza. Io credo che siano molto crollati i vecchi fortini del potere nel mondo della musica. E anche la predisposizione all'ascolto che io percepisco nelle istituzioni adesso non è in relazione a chi sei e a quanto sei potente, ma a che risposta stai dando e quanto è pertinente la risposta rispetto alla domanda. E questa è una cosa non scontata, perché è un momento di grandissima rivoluzione se riusciamo a portarlo fino in fondo. Questo, secondo me, è un lato molto positivo. Poi, che ci volesse una pandemia per arrivare a questo è un gran peccato, però proviamo il lato positivo, ecco. Sono d'accordo anche con te, Anna. E tra l'altro, appunto, parlando di falsa ripartenza estiva e nuovo blocco dei lavori, abbiamo gli altri due ospiti di questo panel, che sono rispettivamente Fabrizio Gargarone, direttore artistico di Hiroshima Mon Amour, ciao Fabrizio, e Dario Brunori, cantautore, premio Tenco e calabrese principalmente. Esatto, in questo momento fa più notizia il fatto che io sia calabrese. Non siamo mai stati così sotto le luci dei riflettori, guarda, è un periodo Incredibile. meraviglioso per la Calabria, direi. Un saluto a tutti voi. Ciao Darione, ciao Fabrizio. Ciao. Mi rivolgo a voi due che siete appena arrivati proprio per provare a capire dal vostro punto di vista, che sono due punti di vista diciamo molto vicini e contigui, anche perché insomma immagino che come me abbiate collaborato tante volte tra di voi. Per chiedervi prima come avete vissuto umanamente questo periodo di appunto ferma ripartenza, quindi grande caos, e poi se dal punto di vista professionale, ammesso che le due cose possano essere scindibili, cosa avete vissuto appunto, come avete letto quello che è stato fatto sia come auto-organizzazione che da istituzioni e insomma, come dire, corpi intermedi vari. Non so chi vuole iniziare dei due a raccontarci questo anno un po' strano. Dario. Va bene, grazie, grazie mille. È sempre bello quando ti passano la palla e prendono tempo. Grazie Fabrizio. Beh, come l'ho presa? Umanamente, guarda, ultimamente sto usando diciamo, sto paragonando questa condizione, la condizione vissuta a causa di questa pandemia, ad un evento non bello che mi è accaduto nella vita, che è stata la scomparsa di mio padre, ma che poi si è rivelato molto importante per la mia vita successiva. Quando ho perso mio padre è stato uno shock per me, ovviamente, dico una cosa banale, però è stato uno shock non solo perché, ovviamente per il dolore della scomparsa di un proprio caro, ma perché in quel momento ho preso consapevolezza di tutta una serie di cose che erano lì, ma che facevo finta di non vedere. Quindi quella cosa è come se fosse stato uno schiaffo che mi ha detto, beh, adesso devi un attimo rimettere mano alle tue priorità e soprattutto devi comprendere che se vuoi fare determinate cose, se vuoi ottenere determinate cose, non c'è più tempo. Ecco, rispetto a quello che è accaduto con la pandemia, ti posso dire che anche la confusione iniziale in cui non sapevamo bene che cosa fare, come muoverci, alcune cose sono state fatte anche sulla base dell'impulso No, di voler subito mettere mano, c'è una sorta di strana adrenalina che da una parte era anche vitale, no? Dicevamo prima nel backstage, prima di collegarci, di quanto sia stato bello anche all'inizio, nonostante il dramma, ritrovarsi a parlare di lavoro, ritrovarsi a parlare in un ambito diverso, ritrovarsi anche uniti, volendo, nel dolore e nella situazione drammatica che di solito è appunto una condizione essenziale in cui penso che ciò che noi chiamiamo empatia fra gli uomini, voglio dire, la solidarietà e lo spirito di collaborazione tra gli esseri umani nasce in questi momenti e si rafforza in questi momenti. Chiaramente, col tempo ti dico, ad oggi il mio desiderio di
no, di farne, di ottenere da questa cosa un, come dire, una sorta di rinascita che era, poteva essere legato a quello che avete detto voi all'inizio, cioè l'idea di riformare, quindi diciamo lavorare su tre piani, che sono stati i tre piani su cui penso abbiano lavorato tutti, l'urgenza, che era sia l'urgenza personale dei miei amici stretti, i miei collaboratori stretti, e quindi chiaramente abbiamo fatto un po' di necessità virtù, un po' abbiamo creato delle raccolte fondi, abbiamo fatto il merch collegato insomma all'aiuto alla crew, abbiamo fatto anche una serie di iniziative diciamo legate alla diciamo, a raccolta fondi a cui abbiamo partecipato, andavano in quella direzione. Poi c'è stata la possibilità di questa ripartenza, chiamiamola appunto falsa ripartenza, perché chiaramente poteva farsi solo in determinati contesti, ma anche lì con lo spirito per me dell'urgenza, cioè per me rimaneva comunque una cosa a breve per limitare i danni di una condizione in cui, che oggettivamente era drammatica, soprattutto per chi lavorava con noi, per quelle persone che senza live non avevano proprio nulla da mettere in tasca a fine mese. A questo punto, diciamo, della faccenda sono ovviamente un po', anche io mi sono un po' disincantato per quello che è successo nelle ultime settimane, benché sia partecipando e sia attento, perché a fronte del discorso dell'urgenza e di queste iniziative che per carità mi vedono sempre, io cerco di appoggiare sempre qualunque, anche adesso ho fatto un live a Parma, in una situazione assurda di streaming, e lì abbiamo deciso di devolvere l'incasso ad un'associazione di artisti calabresi, perché qui insomma, si accavallano tutta una serie di problematiche che ben conosciamo, per cui è anche difficile dialogare con un governo regionale che in questo momento è in super crisi. Però mi dispiace, lo aggiungo come elemento di discussione, attaccandomi anche a quello che diceva Chiara prima, di Scena Unita, che è chiaro che queste urgenze non devono diventare poi diciamo, il nuovo corso, cioè nel senso sarà, lo streaming è un palliativo, le raccolte fondi sono palliativi, Scena Unita, cioè sono tutte soluzioni lodevoli, però non devono dare l'idea dall'altra parte che ci stiamo un po' aggiustando a questa situazione, anche perché, e concludo, scusate la filippica, anche perché sta girando, secondo me, un po' troppo questa attitudine a pensare che quello che facciamo sia non secondario perché viene negata la cultura, ma perché viene negato in qualche modo un aspetto che secondo me è fondamentale che noi ribadiamo, cioè che proprio in queste situazioni drammatiche collettive, quello che noi facciamo ha dignità lavorativa, ma anche dignità, diciamo, curativa, cioè nel senso che noi comunque, io non voglio che si pensi che questi ragionamenti siano naif o new age, cioè noi comunque facciamo una qualcosa che è un balsamo per le persone e che ha un'importanza per me e penso per tutti in realtà, anche se qualcuno avrebbe difficoltà ad ammetterlo, pari all'istituzione scolastica, alle istituzioni, insomma, quindi ragionare nei termini di dire queste cose le chiudiamo subito perché tanto è, come dire, una forma di intrattenimento e non ci sforziamo di, diciamo, cioè io vorrei che lo sforzo che si sta facendo giustamente per tenere aperte le scuole, anche in un momento in cui la situazione sta sfuggendo di mano drammaticamente, venga pensata e venga attuata anche nei nostri confronti, perché il valore culturale delle cose che facciamo è sopra, cioè l'umanità non è che si è curata sempre con l'occhi e con, cioè ci sono quelle cose lì, vanno assolutamente preservate, l'aspetto scientifico, l'aspetto medico, ma quello che facciamo è stato da sempre la cura dello spirito ed è bene che lo ribadiamo. Sì, Scusate se sono stato lungo. hai detto benissimo, Dario. Tra l'altro, una delle cose che penso costantemente è proprio quello lì, cioè quando saliamo e scendiamo da un palco, in generale magari ci mettiamo a fare i dischi, la speranza è quella di rendere la vita di almeno una persona per 3 minuti migliore, cioè che Certo, magari. è stato distante dai suoi problemi per quei 3 minuti o l'ora e mezza o 2 ore di un live.
in quel momento i problemi scompaiono e, come dicevi tu, Ma diventa. anche perché noi ci roviniamo la nostra di vita per rendere piacevole, cioè voglio dire, io prendo il Gaviscon da 8 anni solo per questo motivo, per l'ansia di salire sul palco, almeno che loro stiano bene, se no qua la situazione Infatti, ti volevo chiedere, Fabrizio, tu da direttore artistico e gestore di uno dei locali più importanti d'Italia, come hai visto questi mesi qua? Insomma, perché noi, come artisti, management, booking, uffici stampa, insomma, siamo abituati in qualche maniera a confrontarci anche con i riflettori e alle volte finirci sotto un po' per sbaglio. Ma è anche vero, appunto, che ci sono appunto i cosiddetti localari, che è una bruttissima parola, che però sono poi, secondo me, il tessuto nervoso in cui insistere e in cui far valere il proprio lavoro. E quindi mi stavo domandando, tu che hai tanta esperienza, che tipo di lettura hai dato a un anno come questo, come dicevo prima, sia per te come essere umano e come professionista. Li ho visti come un momento di scomoda verità, nel senso che il Covid ci ha obbligato a metterci di fronte alla realtà delle nostre condizioni normali lavorative. Faccio un esempio: avrete notato che negli ultimi mesi i club che hanno chiuso in giro per l'Italia continuano ad aumentare, e anche club storici con capacità, con competenza, con grandi professionalità sono scomparsi. Sono svaniti, perché nel nostro lavoro ordinario bastano 2 mesi di chiusura per chiudere un'esperienza di 10 anni, 20 anni. Quindi vuol dire che il nostro comparto è estremamente fragile in tutte le sue componenti. Io non escludo nessuno. Ho molti amici musicisti, anche turnisti importanti di livello nazionale, che sono stati messi in ginocchio da questa situazione, in parte perché non lavori, è chiaro, in parte perché grossa parte del loro lavoro viene fatto in nero, cioè con nessuna attenzione alla parte contributiva, alla tua dimensione professionale. Questo vale per tantissimi musicisti, tecnici, facchini, che lavorano alla vecchia maniera. E la vecchia maniera, in queste situazioni, non funziona, perché non hai 20 anni per sempre, perché magari un giorno arriva una pandemia, perché magari tu non hai diritto a nessun tipo di ristoro, per l'INPS non esisti, non sei neanche, non hai una partita IVA, hai sempre fatto fatturare tuo zio che aveva il negozio di vernici e poi ti passavi i soldi come la paghetta della nonna. Questa è la verità. Cioè, ha dimostrato questa crisi, che il nostro comparto è un comparto tutto sommato ancora ruspante, sta faticando, sta rincorrendo la normalità. E questo vale a tutti i livelli. Io adesso citavo i tecnici, Chiara ha citato la prima categoria che si è evoluta negli anni, che è quella dei rigger. I rigger sono stati i primi a muoversi. Io sono un architetto, no? Quindi nella vita io faccio il progettista, faccio le case, strutture, quelle cose lì, faccio parte di un ordine, ok? Gli ordini, le corporazioni hanno delle regole abbastanza chiare, cioè sono delle regole per le quali sotto una certa cifra tu un lavoro non lo puoi firmare, non lo puoi fare. I rigger sono stati la prima categoria, chi fa lavoro in fune, a lavorare in questo modo. Cioè sotto quella cifra io il lavoro non te lo faccio e non troverai il mio collega che te lo fa, perché non lo faccio, non funziona così la vita, ok? Sono stati i primi. Piano piano ci stanno arrivando tutti quanti, ma è un percorso che va accelerato. Per assurdo, questa tragedia del Covid sta producendo questa cosa, un'accelerazione del nostro comparto verso la normalità lavorativa, che va fatta da tanti punti di vista, non soltanto dal punto di vista contributivo, ma anche dal punto di vista di. È difficile incrociare questi discorsi, però io ve li butto lì così. Sicuramente a Narita il discorso sta abbastanza a cuore. Io ho visto la manifestazione di Bauli in piazza, no? L'estetica di quella manifestazione era perfetta, però a me non piaceva molto, perché era un'estetica molto macista, un po' la Tambur du Bronx, però aveva questa componente tribale e macista che a me in parte ha infastidito. Non solo con Bauli in piazza, li saluto, bravissimi, sta facendo delle cose lodevoli, eccetera. Però è proprio questa componente ancora macista, che c'è nel nostro settore. Tolto il palco, tolti gli artisti, c'è questo mondo, no? Il crew manager che deve gridare,
tutti quanti dovete vestiti di nero, di avere un certo tipo di comportamento che a me, dopo tanti anni che faccio questo lavoro, francamente, infastidisce, no? Cioè, ci troviamo qui davanti a una serie di cliché che dobbiamo montare. Questa è una possibilità. Cliché di rapporti lavorativi, quindi dammi una parte in nero, eccetera, eccetera. Cliché comportamentali, vengo di nero, se non bestemmio in tre lingue non lavoro bene, se non sono mezzo ubriaco non posso guidare il bilico. Non è così, ragazzi. Possiamo smontare il nostro lavoro e rimontarlo in un modo più contemporaneo. Siamo nel 2021, quasi, e forse ci arriveremo. Vediamo di starci in questo tempo, perché se no non usciamo da qua, eh. Sì, io tra l'altro, visto che citavi appunto anche la possibilità di revisionare un certo modo di fare, di lavorare, di vivere dal punto di vista del comparto tecnico, magari Chiara aveva appunto un po' il polso, voleva raccontarci delle cose. Sì, in realtà non mi trovo così tanto d'accordo su quanto appena espresso da Fabrizio, nel senso che non vorrei neanche che venisse dato del mondo dei professionisti, dello spettacolo, questa immagine. In tutti gli eventi seri, lo sappiamo benissimo, non c'è il nero. Cioè, nel momento in cui c'è un PSC, c'è un POS, sono tutte le procedure di sicurezza da rispettare e soprattutto, purtroppo, e da un'altra parte, da un altro punto di vista, per fortuna, dopo gli incidenti gravi del 2012-2013, è iniziato davvero un'opera di controllo in tutti, ripeto, in tutti gli eventi e società serie e che fanno questo di lavoro. Poi ovvio che c'è una parte di nero, c'è una parte che sfugge e non va bene. Questo in realtà anche probabilmente dentro i bar non si fanno gli scontrini. Detto questo, non è che tutti i bar fanno nero e sono fermi negli anni 80. Come mi permetto di dissentire sul fatto che gli autisti sono ubriachi? Assolutamente non faccio questo lavoro da 15 anni. Fortunatamente ne ho visti tanti e tutti molto seri e affidabili, non li ho visti ubriachi. Non è vero, invece, la scenetta simpatica del crew boss che grida, quella sì, quella vabbè, fa parte forse di una caricatura, ma fa parte anche di un contesto, magari dentro un palazzetto ci si grida, poi magari sono omoni e quindi quello sì. Quindi è vero che c'è qualche cliché che mi fa un po' sorridere, però sarei anche molto attenta a dire che c'è nero e che siamo tutti un po' persi, un po' disorganizzati, perché non è l'immagine che c'è. Il problema è che nonostante ci siano le cooperative che provano a fare il meglio, le partite IVA che sono in regola, nonostante questo non c'è una legge che riesce ad uniformare tutte queste posizioni. E quindi ci sono fiscalità differenti e quindi ci sono approcci differenti al lavoro. Però scusate, hai fatto bene. Cara, tra l'altro, mi aggancio a tutte e due i discorsi che facevate per proporre una suggestione che lancio lì per metà ad Annarita e per metà ad Dario. Cioè, io credo che per guardare al futuro, sia prossimo che molto lontano, secondo me dovremmo provare ad aumentare quello che è, uso insomma, una formula un po' retorica, cioè. Da un lato la cultura della fragilità, che inevitabilmente è, come diceva Fabrizio, intrinseca di questo lavoro e che vorremmo provare a depurare positivamente, ma anche una fragilità che è una fragilità umana, insomma. È vero che siamo alcune volte dei privilegiati nel fare il mestiere che più ci appassiona, ma è anche vero che siamo appunto persone come gli altri e quindi come tutti gli altri meriteremmo di essere trattati anche con garbo e gentilezza e premura e non come gli ultimi carne da cannone, così come la cultura della professionalità, perché a fianco alla fragilità umana che riguarda tutti noi, in realtà, come dicevi tu Chiara, noi siamo forse il mondo del lavoro che meno vede fortunatamente segnare incidenti sul lavoro, proprio perché siamo incredibilmente controllati da tanti anni, dobbiamo rispettare procedure anche estremamente complicate che io non conosco, ma ci sono persone preparate che firmano e seguono i documenti per me e io di loro mi fido, e quindi insomma probabilmente, dicevo con Annarita e Dario, se guardando in avanti questi due poli, cioè mostrare un po' della propria fragilità e raccontarla, condividerla e non essere solo quelli che vendono i biglietti, così come provare a spiegare che
questo mondo qua è fatto di grandi professionalità e appunto anche in relazione nei tavoli ministeriali di persone che danno risposte sul pezzo e competenti. Adesso Dario, prego, prego Anna Rita, non mi permetterei mai. Così mi prende tempo. Hai ragione Dario. Guarda, io proverò a farti una sintesi perché in realtà credo che Fabrizio abbia detto delle cose molto vere e Chiara abbia detto delle cose molto vere. Il problema è che questo mondo è nettamente diviso in due. Questa pandemia te lo mostra perché è verissimo che esistono tecnici altamente specializzati e che dal 2012 a oggi abbiamo avuto 3 morti nei nostri cantieri e i nostri cantieri sono cantieri veri. Mentre i cantieri edili non so quante centinaia ne contano un anno. È verissimo tutto quello che dice Chiara sulla incredibile professionalizzazione del nostro settore, è altrettanto vero quello che dice Fabrizio. E questo è il nostro dramma. E che per una persona molto professionale nella musica c'è sempre un alter ego non professionalizzato che tira giù il settore. E non è per forza l'ultimo arrivato, eh? Questo bisogna dirselo. Questo bisogna avere il coraggio di dirselo. Rispetto a quello che mi chiedevi tu, Bebo, io sono un'imprenditrice e credo che il settore cultura sia l'unico ambiente, l'unico settore dove gli imprenditori guadagnano quanto i loro dipendenti. Questa è una struttura di sistema. Questa è una struttura di sistema perché non è nell'investimento personale di un pazzo che si può basare il futuro della cultura italiana. E siamo una marea di pazzi. E questo è il punto. E non ti parlo delle multinazionali che governano la musica, ti parlo del tessuto delle imprese che fanno questo settore, dove ci sono eroi che investono, perché non è normale che un imprenditore guadagni quanto un indipendente, quanto e forse meno dei propri dipendenti. Questo significa non creare sviluppo, non creare visione, eppure siamo ancora qua. Quindi da questo punto di vista siamo fragili per tante ragioni, siamo fragili perché il nero esiste, perché la non professionalità esiste in questo settore, tanto quanto esiste la professionalità, tanto quanto esiste l'abbandono e la non visione di uno Stato, e in questo non voglio essere eccessivamente di sinistra, ma non è possibile che la cultura sia una questione di vocazione personale all'investimento. Questo è un errore strategico proprio dello Stato e non è possibile nel 2020. Dario, vuoi aggiungere qualcosa tu? Dopo una, come diceva Sa Berlinguer, ti voglio bene, Anna Rita, parevi Kennedy. Allora, in realtà diciamo la questione è molto complessa perché concordo con Anna Rita. Esistono le due realtà, ce ne stiamo accorgendo, per dire, per esempio in Calabria in questo momento io sto cercando di partecipare a questo movimento che si chiama Approdi, che unisce lavoratori e lavoratrici dello spettacolo di varie discipline, e questa problematica del nero c'è, nel senso che più che altro si è rivelata molto, diciamo, importante soprattutto nell'urgenza, perché non c'era modo di accedere, non c'è modo per alcuni di accedere agli incentivi e ai bonus, ai ristori, così come vengono definiti. Mi piacciono queste nuove parole, ristoro, che vengono inserite nell'opinione pubblica, e chiaramente non si può imputare questa situazione solo ai lavoratori. Magari c'è anche chi su questa cosa ci ha marciato, ma c'è proprio una condizione di partenza che sappiamo bene che a volte, spesso e volentieri, soprattutto ad un livello medio-piccolo, costringe, anche per la natura stessa del lavoro, ad accettare delle condizioni. È chiaro che, come diceva Fabrizio, è una condizione che adesso mostra il fianco. È pur vero che filosoficamente il mondo, un certo tipo di mondo, nasce anche con un'idea. Ora, prima, quando diceva di un certo tipo di atteggiamento, sì, è anche perché un certo tipo di atteggiamento rock and roll è il motivo per cui tu ti sei messo a fare quel lavoro, perché molti di quelli che fanno quel lavoro è perché hanno una filosofia di vita che magari vedersi così, quindi chiaramente i nodi adesso vengono al pettine. Ma ciò non vuol dire che non esistano, comunque, che questo tipo di realtà siano assolutamente, c'è un sacco di professionalità anche lì dove non ci sono le regole, perché
E con questo inserisco secondo me un elemento importante per la discussione. Bisogna pure partire dal fatto che ci siamo trovati anche tutti abbastanza consapevoli dell'ignoranza sul funzionamento, perché finché le cose più o meno hanno girato in un certo modo, comunque non ti ponevi neanche delle domande. Io stesso, lo vorrei dire perché sei Chiara, è una dottoressa di filosofia, sono un dottore in economia e commercio che fa il cantante, quindi potete capire la mia grande preparazione, però. Anch'io che più o meno masticavo delle cose dagli miei studi, qualche reminiscenza da qualche esame, comunque mi sono trovato a scoprire tantissime lacune sulla mia professione, a pensare, cazzo, ma io qua sono anni che questa cosa qui la dovrei fare in un certo modo e non la faccio, oppure che abbiamo sbagliato a fare delle cose, per dire, che ne so, l'EMPALS per le registrazioni, una cosa che noi pensavamo fosse collegata solo ai live. Sono stati degli errori che poi sono rivelati fatali in alcuni casi. Perché magari non hanno permesso di accedere a determinati tipi di. Perché giustamente l'istituzione per riconoscerti ti deve riconoscere. Quindi anche io sto insistendo molto perché ci sia un censimento e perché chi non è in regola si metta in regola, non solo perché deve accedere a questi incentivi, ma anche perché è arrivato il momento di vedere il proprio. Cioè, che se vuoi dare, se chiedi dignità dall'altra parte a chi ti governa, devi dartela anche tu al tuo interno. Quindi Tra l'altro, concordo. Dario, ti interrompo perché era arrivata una domanda da chi ci sta seguendo proprio sull'argomento appunto nero emersione, come gestire eventualmente l'eventualità, che ci chiede appunto come si potrebbe fare per i piccoli live club da 100-200 persone dove il cachet per le band è di 200-400 euro e come si può regolarizzare realmente il tutto, sia da parte dei gestori che da parte dei musicisti. Io qua magari faccio giro direttamente la domanda a Fabrizio, ma prima mi permetto di dire che io tantissime volte, prima di avere un minimo di successo con lo Stato sociale, ho lavorato con le ritenute d'acconto, che sono comunque un metodo valido, a Sì. cachè bassi funzionano benissimo, però non so, magari Fabrizio appunto da gestore No, può dire di più. io li assumo, anche se vieni a lavorare per 10 euro, io ti metto in agibilità. Cioè, quella domanda dice, come fai con il piccolo club? Chiunque si esibisce da me viene assunto. Viene a Glenda, che era la persona che lavora con me, si smazza tutte queste parti, mi apre l'agibilità. E tu, se vuoi i soldi, mi porti una fattura. Quindi io avrò un'agibilità tua che ti pago e tu mi presenti una fattura e ti pago. Cioè, quella roba lì, appunto, no, adesso poi li piglio dal bar, dal cassetto, te li prendo, te li do, veramente, cioè, basta. Non, Sì. È un veramente. bel costume, cioè, è proprio perché si vedono appunto delle cifre piccole, tra virgolette, perché poi piccole non sono quando le metti una in fila all'altra, e si è, cioè, il motivo Però appunto di ragionare in questo senso. bisogna. C'è un settore anche musicale che non è quello che riguarda Dario, ma riguarda, facciamo un esempio, il mondo del DJismo, mondo rap. Quindi come funziona? Tu fai la prima serata in un palazzetto, tutto a posto, poi vai a fare la doppia o la tripla in discoteca. Quella doppia e tripla normalmente sono regolate alla vecchia. E questa è la verità. Poi possiamo raccontarci le balle, eccetera, eccetera. Quella cosa sono soldi veri. O anche molti concerti fatti, che ne so, alle feste di piazza, dove c'è il comitato, no? Dove alla fine arriva uno con la busta, tira i soldi in mano. Sono soldi veri quelli, mica sono balle. Cioè, perché se no sembra che sono sempre esclusi i presenti. Io non escludiamo nessuno, cioè mettiamoci proprio dentro tutti. Siamo indietro rispetto agli altri. Abbiamo capito che abbiamo fatto anche una serie di cazzate e in questo momento ne stiamo pagando anche il prezzo, molti a livello individuale. Rimediamo, siamo qua per rimediare. Ci sta Sì. sbattendo Io tutti per capire come uscirne meglio. penso che Questa però la domanda, penso che la domanda, io l'ho interpretata e forse su questo Anna Rita ci può dare un aiuto. Come una domanda dice, ma come possiamo essere stimolati, come può essere stimolato un locale a mettere in regola lì dove ci sono, cioè, perché ovviamente da questa cosa, se non c'è qualche meccanismo di incentivo e di stimolo, potrebbe essere, cioè che la vecchia di cui parli tu non si abbandoni, perché. Ed è un discorso che mi fanno anche qua. Mi dicono: sì, ma io se mi metto a regola, poi dopo come finisce? Perché io già guadagno quello, capito? C'è comunque quindi forse ci si chiede quali possono essere delle soluzioni per salvare capre e cavoli, per far sì che una persona a regola continui ad avere una sua
capacità di reddito e che questa cosa di mettersi in regola senza un aiuto, un ausilio, un sistema di incentivo lo metta in ginocchio sia il proprietario del locale, se parliamo di locali, insomma, poi vale per una serie di altre situazioni, che il musicista. Penso fosse questa la natura della domanda. Lo dico perché l'ho fatta io sotto mentite spoglie. Voglio che sappiate che non ci sta guardando nessuno, quindi faccio le domande io con dei nomi finti. Io credo che il discorso, sì, Dario, la penso come te, credo sia un attimo più profondo, perché qui c'è un discorso di promozione dell'emergente. Tendenzialmente chi vale una somma viene pagato punto e basta. Il problema vero sul nero sia soprattutto sulla musica emergente, ed è il discorso che facevo prima. Io ho un locale più piccolo dell'Hiroshima. Oggi non scelgo di fare musica emergente perché io ho 15 dipendenti in quel locale. E quindi la questione è ancora un'altra, che io non arrivo neanche più a dover pagare o no un gruppo che costa 2 o 400 euro, come viene scritto in questa chat, perché non me lo posso permettere, perché un gruppo che costa 200 euro mi porterà pochissime persone, io da sola non ce la faccio. Quindi io ho risolto la situazione drammaticamente non facendo suonare quel gruppo. E Perché questo è un comunque, problema, era esattamente quello che dicevo prima. esattamente questo, proprio perché dobbiamo renderci conto, e forse appunto il 2020 ci ha fatto rendere conto, che volere volare, che ci piaccia o meno, marxisti come me o meno, viviamo in un'economia di mercato e quindi come tale in qualche maniera dovremmo riuscire a supportarci e a migliorare, a meno che non arrivi insomma un metodo migliore per campare. Io devo fare l'ingrato compito di terminare questa chiacchierata e quindi vi ringrazio. Ringrazio Chiara Trabalza, Anna Rita Masullo, Fabrizio Gargarone e Dario di Brunori SAS. È stato un piacere, grazie mille per essere stati qua. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao.